Mister, oggi è una partita abbastanza entusiasmante per l'Isegna. Abbiamo incontrato una squadra ostica come la Atletico Ascoli. Un'analisi di questa partita e poi un'altra domanda. Sì, no, la partita è stata ben giocata da entrambe le squadre. Penso che abbiamo offerto un buono spettacolo. Sapevamo di incontrare una top del campionato perché questo sta dimostrando il campo e abbiamo avuto la riprova oggi che comunque l'Atletico Ascoli è una squadra ben organizzata. Si vede che c'ha un'idea ben precisa e poi c'è anche degli interpreti giusti, però la mia squadra ci ha lottato su ogni pallone, abbiamo messo in atto quello che avevamo provato in settimana, alla fine abbiamo creato qualche tipo di situazione in cui potevamo anche far gol, però penso che il pareggio sia il risultato più giusto oggi. Ecco, visto a proposito di far gol, ma l'assenza, insomma, la prolungata insistenza sul nuovo arrivo da un mesetto, insomma, di Arsura, ci sono problemi tecnici perché è una scelta tecnica o ci sono problemi tecnici perché lui non riesce a giocare un po' più di più? No, il problema è che gli altri sono qui da noi da 4 mesi e lui da 20 giorni con noi, c'ha bisogno di trovare un po' di condizioni, la fermo da 6 mesi, quindi il campionato di Serie D è un campionato dove c'è bisogno di grosso rigore fisico, grosso attendismo e quindi ci vuole tempo per poter inserire Arsura e quindi sta trovando i suoi minuti, oggi purtroppo non ho potuto farlo entrare prima perché mi era rimasto solo un cambio e è troppo rischioso fare un cambio a 20 minuti alla fine, però. Certo, ci rinunciamo a fatica, però deve trovare ancora un po' di condizione, ma poi è un ragazzo su cui potremo contare. Perché da quello che abbiamo visto in tribuna, il suo ingresso negli ultimi 10 minuti è stato determinante. Infatti, Lisegna in tutti i 40 restanti minuti non è che aveva fatto tante giocate. Con l'ingresso suo si è visto il miglioramento, addirittura ha sperato pure di portarsi in vantaggio Lisegna. Sì, sono d'accordo. Lui è un giocatore importante che sa trovarsi gli spazi giusti da attaccare. Da smarcarsi perché comunque da questo punto di vista è un giocatore diverso rispetto agli altri, però se la squadra poi ha espresso quello negli ultimi minuti è perché comunque ci mette grande cuore, perché è il merito di tutti, perché poi non è che Assura parte dalla nostra area, arriva a limitare l'area e fa gol, cioè bisogna comunque di un gioco collettivo e c'è bisogno sempre di crederci fino alla fine. Noi questo ce l'abbiamo e l'abbiamo mostrato anche oggi, perché poi alla fine forse abbiamo dimostrato di volere la vittoria e non ci siamo accontentati del pareggio. Questo è importante. Ok, grazie.